Benvenuti a tutti ad una nuova edizione del TG Rock, queste le notizie musicali in primo piano di oggi. Migliorano le condizioni di Gam Archer, chitarrista dei BDI. Il ritorno al cinema di Franco Battiato ed infine una bobina di Gam Archer, chitarrista dei BDI. Il ritorno al cinema di Franco Battiato ed infine un album di protagonista la scorsa estate, Gam Archer dei BDI ed ex Oasis. Per la prima volta da comunicare con il fan per incidente che ha visto protagonista di salute estate dopo la fattura dei BDI ed ex Oasis, è tornato a comunicare con i fan per dare un lungo messaggio sulla pagina sul suo stato di salute della band, dopo la frattura cranica che aveva fatto rassicurando gli affezionati ammiratori della formazione inglese, che un lungo messaggio sulla pagina Facebook ufficiale della band guidata da Liam Gallagher, rassicurando gli affezionati ammiratori della formazione inglese, che presto sarà di nuovo in carriera con il gruppo. Torna una delle band più longeve della scena punk italiana. Con il sesto disco Il Bianco Piange si presentano compatti e diretti come non mai l'invasione degli omini verdi. Nel nuovo album vengono trattati temi forti, analisi attente delle epoca in cui viviamo, tra cui la vivisezione e ogni forma di atrocità verso gli animali, un tema purtroppo molto attuale sul quale la band si sente di dover sensibilizzare nel brano L'ultima cavia, di cui ci ascoltiamo un breve estratto. Hai scelto me, esperimento inevitabile, per aver la pelle giovane, il senso alto senza smagliature, nuovi profumi da recitare. Hai scelto me per non mischiare la Franco Battiato torna al cinema. Dopo le esperienze con Perduto Amor, Musikanten e Niente come sembra, il musicista siciliano è tornato a lavorare con le immagini. Il nuovo lavoro si chiamerà Attraversando il Bardo e si tratterà di un documentario che avrà come soggetto la concezione della morte in diverse filosofie occidentali e orientali. Sebbene di ispirazione tibetana, il documentario sarà girato in Sicilia, la terra natia di Battiato e a lui molto cara. Sivu, uno dei nuovi cantautori più interessanti provenienti dal Regno Unito, ha appena firmato un accordo con la Atlantic Records ed il suo album d'esordio vedrà alla produzione Charlie Andrew, già dietro al successo di An Awesome Wave, primo disco degli Al J. Sivu, che è tra l'altro la traduzione in finlandese del suo cognome, ovvero Page, non ha ancora una data ufficiale di uscita per il suo primo LP, ma è già disponibile online I Lost Myself, l'ultimo singolo pubblicato dal cantante, che uscirà ufficialmente il 4 novembre. Per la sezione dedicata ai concerti di oggi 10 ottobre, questi gli appuntamenti più interessanti in Italia: gli Emma Megret al Piper Club di Roma, gli Editors all'Alcatraz di Milano, Marco Parente al Teatro Don Bosco di Macerata, Cola Pesce al Teatro Pinelli occupato di Messina ed infine Di Martino allo Spazio 211 di Torino. Torniamo al mainstream. Potrebbe avere una coda inedita il sodalizio tra l'ex batterista dei Ramones, Marky Ramone, e Andrew YK, che la scorsa estate hanno unito le forze per portare in giro per il mondo il tributo dal vivo al leggendario quartetto punk rock newyorkese con il progetto Blitzkrieg. Nel corso di un'intervista rilasciata alla Wire, i due hanno espresso la volontà di tornare a collaborare per la registrazione di un album da studio, sebbene ulteriori possibili sviluppi in ogni caso non siano attesi a breve. Ad oltre 30 anni dalla scomparsa di Ian Curtis, l'ex CSI e PGR Giorgio Canali e la cantante e attrice Angela Baraldi porteranno all'Arci Bellezza di Milano il prossimo 18 ottobre uno spettacolo, battezzato Giorgio Canali e Angela Baraldi Play Joy Division, interamente dedicato alla band che dopo la tragica morte del proprio frontman sarebbe mutata in New Order. Ad accompagnare i due sul palco sarà chiamato anche Steve Dal Col, chitarrista nel progetto solista di Canali I Rosso Fuoco. Per la rubrica Buon Compleanno facciamo tanti auguri al cantante e produttore scozzese Midge Ure, che oggi spegne 60 candeline. Per una nuova edizione del TG Rock ci diamo appuntamento a domani.